Benvenuti ragazzi su Calabici Passione Games. E questo sabato, questo fine settimana, ci si avvicina al Natale. Quindi ragazzi, tenetevi da parte i soldi per comprare qualcosa. E perché no, magari, se vi interessa. Ma no, questo no ragazzi, non shoppate, questo è un po' il messaggio. Allora, pillole di UFL. Allora, questa rubrichetta la troverete sparsa diciamo in... un po', diciamo, durante settimana, si comincia con oggi, dove vi do qualche indicazione dedicata a questo gioco, che appunto, come vi ho detto nelle anche nella, diciamo, nella intro che vi ho postato giovedì pomeriggio, entrerà a far parte in maniera prepotente come gioco calcistico sul canale BG Passione Games. Daremo precedenza a UFL fino a capire, diciamo, dove potremmo anche arrivare. Con pillole, noi con questa rubrica pillole di UFL cercheremo di scoprire insieme, darvi qualche informativa in più su come magari su alcuni giocatori che potrete prendere, come impostare, qual è il meta, qual è il modulo meta e soprattutto come affrontare determinate cose. Intanto da dire, c'è stato subito un primo aggiornamento di circa 600 mega, non grossissimo, però intanto i sviluppatori hanno, gli piace sostanzialmente aggiornare sempre. Speriamo sia come il buon FC che con l'aggiornamento buttano all'aria un po' di cose. Intanto vedete la mia squadra, vi faccio vedere la mia squadra intanto. E quindi io gioco con al momento col 4-2-2. Non ho fatto nessun acquisto perché pur avendoci 37 milioni passa i crediti, ma insomma voglio un attimino cercare di portare avanti alcuni giocatori. Ci sono alcuni giocatori che sono buggati, secondo me. Parlo dei due punti, Artistico e Karamoko, che sono veramente forti, così come anche Blake, che è velocissimo sulla fascia. Però queste pillole, questo episodio sarà velocissimo, vi voglio parlare un attimino sulla difesa. Allora, io vabbè, i due difensori non sono ovviamente difensori da considerare più di tanto, ma ci sono le possibilità. Intanto vediamo menu giocatore. Allora, menu giocatore, eccolo qua. Allora, diciamo che quando noi, e qui c'è l'abilità, eccolo qui, ecco, questa è la schermata che dovete guardare. Allora, ora io ho al momento messo alcuni, allora facciamo una prima premessa: ogni partita che fate, a seconda del risultato, ma in generale la IA guarda il comportamento del giocatore, vi dà la possibilità di incrementare le abilità. Le abilità, le vedete, sono queste sostanzialmente, e ogni abilità ha tre step per poi essere attivata. Io al momento di Kuzevic ho, che non è stato mai il top, ho attivato al momento Re dell'Aria, il primo livello. Aumenta per di acquistare i palloni alti, copiato per il colpo di testa, l'intercettatore, quindi intercetta, e poi quest'altro, il conquistatore, migliora i take. Però ragazzi, quello che vi consiglio io per migliorare la fase difensiva, ripeto, questi sono giocatori di base che troverete, che trovate, a meno che poi non shoppate, quindi avete più crediti, oppure magari utilizzate i crediti che avete per comprare alcuni giocatori. E la parte che vi consiglio di aumentare, che io farò ovviamente già da subito per poter, è questo: forte legame, migliori attributi difensivi, bonus aumentati se c'è almeno un giocatore con questa abilità in campo. Quindi praticamente io vi consiglio, quando un difensore, per difensore intendo anche terzini, sostanzialmente c'è la possibilità di aumentare questa abilità, voi aumentatela. Ci sono tre step: il primo step è il livello base, poi c'è il livello 2 che è quello avanzato, l'elite, e poi c'è il superstar. Quindi questo ovviamente va in funzione delle partite che fate e dei giorni. Una volta terminato questo, o in contemporanea, gli altri due che vi ho detto, cioè il forte di testa, Re dell'Aria e intercettatore, potrebbero andare bene. Perché? Perché sostanzialmente sono sempre stazze difensive. Poi ci sono anche questo controllo, no? Qual era?
Guastafest, anche questo qui. Questo Guastafest dice migliora gli attributi difensivi contro il giocatore avversario che ha segnato due o più gol. Quindi, in una partita in cui c'è il matatore di turno, se appunto, che ne so, questo difensore ha attivato e ha a livello avanzato, almeno a livello avanzato o anche quello base, questo tipo di diciamo di abilità, riesce a star, come posso dire, marca in maniera più controllata l'eventuale matatore di turno. Questo un pochino è il diciamo la parte che vi interessa di più a livello difensivo. Nei prossimi episodi vi farò vedere magari qualche pillola sul centrocampo e sull'attacco, in maniera tale che voi magari voi potete incominciare un po' a capire come migliorare in questo gioco. Ripeto, diciamo il grosso del pubblico incomincerà il 5, quindi comincerà la settimana prossima, quando sarà free to play. Però ecco, magari chi incomincia o chi magari ha già cominciato acquistando il pacchetto base, queste nozioni, siccome non ci sono, o perlomeno ci sono pochi video che ne parlano di UFL, ecco, secondo me possono far comodo. Io, ripeto, al momento ho solo attivato alcune cose perché ho fatto pochissime partite, però vi garantisco che sono riuscito a vincere in maniera anche abbondante, utilizzando più o meno questo schema, il 4-4-2, che è il classico, quindi siamo coperti. E niente ragazzi, io vi saluto, quindi pillole proprio di UFL, vediamo se nel pomeriggio magari vi posto un'altra pillola, non lo so, magari dedicata al centrocampo, se no in settimana sicuramente ci sarà un'altra pillola di UFL, e magari, oppure nel pomeriggio magari vi posto un'amichevole o un'altra partita, giusto per conoscerci e per far conoscere il gioco. Io vi saluto e vi do appuntamento alle prossime. Ciao belli!